Buongiorno a tutti, ci siamo appena ricollegati con il sito internet della Basilica di San Francesco di Assisi che sta per trasmettere in diretta la celebrazione della Santa Messa. Il sito internet della Basilica ha trasmesso le lodi dalle 6.30 fino a qualche minuto fa e ora riprenderà in diretta la celebrazione della Santa Messa che sta iniziando. Il sito internet della Basilica ha ripreso in diretta le lodi e ora riprende la Santa Messa e le posta sulla sua pagina Facebook. Noi riprendiamo dalla pagina Facebook del sito internet della Basilica di San Francesco di Assisi, la diretta della Santa Messa che abbiamo fatto con le lodi e le condividiamo con i nostri amici di Facebook, perché per noi la Santa Messa è la mensa virtuale del Signore che si ripete giorno dopo giorno, ora dopo ora, istante dopo istante della vita. Auguriamo a tutti una buona partecipazione alla Santa Messa. Buona giornata a tutti. Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Pace e bene a tutti voi, carissimi fratelli e sorelle. Oggi in modo particolare il Signore ci invita a diventare il sale e la luce di questo mondo. Preghiamo perché la nostra fede, la nostra testimonianza sia sempre forte, sia sempre autentica, perché tutti insieme, con le nostre opere buone, possiamo lodare il nostro Signore e attirare gli altri, avvicinare anche gli altri alla nostra fede, a Gesù Cristo. Affidiamo a Lui tutte le nostre intenzioni e all'inizio per celebrare in modo più bello, più giusto possibile questi santi misteri, chiediamo la sua misericordia. Signore, Re della Pace, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, luce nelle tenebre, Christe eleison. Christe eleison. Signore, immagine dell'uomo nuovo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, io Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in lui vi fu il sì. Infatti, tutte le promesse di Dio in lui sono sì. Per questo, attraverso di lui, sale a Dio il nostro Amen, per la sua gloria. È Dio stesso che ci conferma, insieme a voi, Cristo, e ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Risplenda su di noi la luce del tuo volto, Signore. Risplenda su di noi la luce del tuo volto.
Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Risplenda su. Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi. Volgiti a me e abbi pietà, con il giudizio che riservi a chi ama il tuo nome. Risplenda. Rendi saldi i miei passi secondo la tua promessa e non permettere che io mi domini alcun male. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Risplenda. Vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenderà la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Il Signore continua il suo insegnamento, che fa parte del cosiddetto discorso della montagna, e subito dopo averci indicato la strada giusta, la strada delle beatitudini, la strada che ci porta verso felicità, verso la vita autentica, felicità autentica della nostra vita cristiana, della nostra testimonianza, subito dopo ci ricorda e ci invita di essere sale e di essere luce di questo mondo. E voi non siete i soliti, voi siete unici, voi siete i miei discepoli, siete diversi, e ricordate che voi siete il sale che dà sapore, dà il gusto, e voi siete la luce che dovrebbe risplendere e attirare tutti. La vostra fede non si può spegnere mai. E possiamo dire quante volte abbiamo sentito queste parole e suonano sempre, sempre nelle nostre orecchie, e ripetute, ripetute, e rimane sempre, sempre la domanda pratica: cosa fare, come vivere e come testimoniare, e in modo particolare nei nostri tempi, e la fede in modo autentico, in modo forte, per poter diventare veramente i testimoni veri e veramente per proclamare il Vangelo. Perché infatti essere il sale vuol dire questo impegno molto concreto, molto autentico, impegno unico, indispensabile, come il sale ovviamente per i cibi,
per dare il gusto, così come ognuno di noi è diverso, ognuno di noi è speciale, unico, e anche noi come la comunità cristiana dobbiamo essere molto forti, molto concreti nel proclamare del Vangelo, proclamare con coraggio e non solo, e abbiamo sentito anche tante volte, non solo con le parole, perché non bastano, ma con la nostra vita, ma con le nostre opere, con la nostra vita religiosa, con la nostra vita in famiglia, fuori, dare testimonianza di essere cristiani veri. Invece essere la luce vuol dire, ci ricorda che siamo strettamente uniti, ci indica questa comunione stretta con Gesù Cristo, che è la luce del mondo, che ci guida e che è rimasto ed è sempre con noi. Noi continuiamo la sua missione, ma non prendiamo questo impegno da soli, ma proprio guidati da lui e così come lo vuole lui. E dobbiamo anche sempre ricordare che anche lui ci dice: voi siete la luce, voi siete il sale, ma questo è un grande dono, sempre un grande dono, di essere i figli di Dio, di essere i testimoni, di essere i suoi seguaci, i suoi fratelli, è un grande dono. E poi come noi continuiamo questo essere il sale, essere la luce, poi dipende da come accogliamo questo dono. E forse bisogna veramente fare questo ragionamento, la riflessione: come accolgo il dono di essere seguace, di essere testimone del nostro Signore? Come poi dopo testimonio io con la mia vita personale, e come ho un religioso, religiosa, o un uomo laico, una persona laica, come con la mia vita posso testimoniare sempre di più il Vangelo? Io auguro a tutti noi, carissimi, perché la nostra vita diventi sempre un grande sì alla nostra vocazione, alla nostra chiamata personale, al nostro essere un cristiano, una persona veramente credente, perché diventiamo i testimoni così, non come lo vediamo noi, ma perché diventiamo testimoni fedeli, testimoni forti, e così come ci vuole lui stesso, come ci insegna e come ci vuole. Al Dio di ogni bontà rivolgiamo le nostre invocazioni perché la nostra vita sia una testimonianza luminosa e attraente della sua misericordia. Preghiamo insieme e diciamo: donaci la tua vita, Signore. Donaci la tua vita, Signore. Per la Chiesa, la sua presenza nella storia sia segno credibile dell'agire misericordioso del Padre, preghiamo. Donaci la tua vita, Signore. Per i laici, la loro testimonianza di fede sia sale che offre senso alle realtà umane in cui sono inserite, preghiamo. Donaci la tua vita, Signore. Per chi ha responsabilità sociali e politiche, perché viva il suo impegno
con serietà, dedizione, sollecitudine per il bene comune, preghiamo. Donaci la tua vita, Signore, perché ogni persona comprenda che è possibile trovare la vera gioia solo nella verità coerente e nella sincerità trasparente della propria vita, preghiamo. Donaci la tua vita, Signore. Per la nostra comunità, perché sappia irradiare la luce della fede e il fuoco dell'amore che riceve in questa celebrazione dei misteri di Dio, preghiamo. Donaci la tua vita, Signore. Padre, nel tuo Figlio Gesù tu ci hai chiamati alla fede perché fossimo sale della terra e luce del mondo. Aiutaci a corrispondere con generosità al tuo dono, perché tutti gli uomini ti rendano gloria ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pagina 10. Innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Salve.